Bob Marongio ad Alghero a presentare un progetto molto interessante in collaborazione con la cooperativa Apriti Sesamo. Di cosa si tratta, Bob? È una bella domanda. Ma diciamo è l'incontro felice tra l'associazione appunto Apriti Sesamo e i miei animali, ecco. Diciamo un modo simpatico per promuovere la cittadina di Alghero, che non avrebbe bisogno di presentazioni. Quindi niente, un po', forse un po' per gioco, un po' per simpatia, nasce questo progetto e... Per esempio vediamo che c'è anche un nuovo personaggio, hai introdotto un personaggio che si integra benissimo, diciamo, nel nostro sistema ambientale, un riccio di mare, il Bogamarì, abbiamo visto che l'hai caratterizzato in maniera molto particolare. Cioè, l'idea com'è nata, com'è nato questo progetto? Nasce da Daniele, che mi chiama e mi propone questa collaborazione. E io all'inizio, visto che molte volte vengo coinvolto in varie cose, ho paura di non riuscire a portare a termine tutte le cose che mi propongono. Alla fine il progetto si è rivelato essere intelligente, simpatico e anche, diciamo, con una funzione sociale, e quindi non ho potuto che accettare, ecco. Un altro personaggio interessante che io ho visto qua è questa pecorella, giusto? Questa pecorella che quasi sembra volersi liberare dalle sbarre che l'hanno detenuta, quindi forse è un messaggio anche importante questo, giusto? Sì, una consapevolezza magari della propria condizione attuale e comunque un desiderio di rinascita, di miglioramento, diciamo così. Quindi ho voluto rappresentare appunto le margherite, che indicano magari appunto la rinascita, un fiorire di nuovo alla vita.